Ciao a tutti, noi ci troviamo ad Ancona, esattamente al porto turistico di Marina Dorica e sono in compagnia di Diego Bedetti, istruttore dell'associazione Hotspot Fishing Adventure, nonché anche organizzatore di questo evento, cioè parliamo del terzo campionato italiano spinning di altura. Hanno partecipato tantissimi equipaggi perché sono 35, vede la partecipazione di numerosissimi agonisti. Quanto è stato importante per Hotspot Fishing Adventure organizzare questo evento qui ad Ancona, che è la sede anche dell'associazione, giusto? Sì, Ancona è la sede della nostra associazione. Quanto è stato importante? Diciamo che è stato un piccolo sogno nel cassetto che si è avverato, mio e di tutti i ragazzi del mio club che adorano questa disciplina. Circa 4-5 mesi fa, forse anche 6, da parte di chi l'aveva organizzato lo scorso anno, ci è stato proposto di organizzare la terza edizione. Inizialmente un pochino titubanti, poi abbiamo accettato e qualche nuova iniziativa, qualche nuova proposta, la forte crescita, il forte sviluppo di questa disciplina hanno fatto sì che arrivassimo appunto a questa edizione con ben 35 equipaggi. Equipaggi che provengono da tutta Italia. Abbiamo la fortuna di avere appunto equipaggi dall'estremo sud fino all'estremo nord. Tutti agguerriti, ma allo stesso tempo perlomeno questa è la sensazione che ho avuto io oggi, poi tu eri qui con noi, quindi magari saprei dirmi se è la stessa, hai avuto la stessa mia sensazione, è che comunque ci ritroviamo qui in un clima di festa. Tutti hanno voglia di provare le nostre acque, provare il nostro spot, fare una bella giornata di pesca in mare tutti assieme e quindi insomma questo è anche il motore, è quello che ci dà forza e piacere di andare avanti. C'è da dire anche che Ancona è uno spot che si presta tantissimo per questa tecnica che è lo spinning e quindi anche soltanto questo crea una forte adrenalina, giusto? Sì, Ancona trovandosi ormai conosciuta a livello nazionale e anche internazionale secondo me, grazie ai social e grazie a quello che viene fatto durante l'arco dell'anno come attività, ha sicuramente portato Ancona, il centro adriatico, molto in vista per quanto riguarda questa disciplina. Imbarcazione numero 10. Giudice, di qua, Ludo. Giudice, ce l'abbiamo qua. Supercarichi. Andrea Zini in canna. Canna numero 6. Ce l'ha mangiata anche la più avanti. Imbarcazione 10 a barca. Grande. Guarda dietro, Ludo. Imbarcazione 10 a barca giuria o barca ponte. Ok, imbarcazione 10, dimmi. Tonno in canna. Ore 9:42 alla Mata, angler Andrea Zini, coordinate 43 51 616 13 47 842. Beh, perché ti hanno copiato in cima. Dai, fine mano. Chiudi? No, c'è la lingua lì, di fianco. Tu! Hai chiuso. Ok, sono buono. Ludo, tienilo. Tieni il boca. Ce l'ho. Zama. 24, tutto ok. Ludo, solo un attimo. Ciao, bello. Tatato. Grazie. No, grazie. Grandi raga. Il Club Amici del Mare ha collaborato con l'Hotspot Fishing Adventure nella realizzazione e l'organizzazione di questo campionato italiano. Il nostro club ha già esperienze specifiche nella pesca d'altura, nel big game, soprattutto in drifting. Quest'anno con la finale del campionato italiano ci è stata data l'opportunità di organizzare un qualcosa di più importante e più prestigioso.
Per cui ringrazio Diego Bedetti, che è stato un ottimo collaboratore in tutto questo, e tutto lo staff. Sì. Vuoi le pinze? Sì, grande. Dai! Filo in mano! Molla la canna! Molla la canna! La capita! Sono rilasciato! Ciao bello! Una per adesso! La 35! Sì. Partita proprio? Sì. Sì, sì. Angler Bedetti, canna 1, pesce bucato, robbia alla slamatura. Ok. Bravissimo, oh, bravissimo. Me la butto più la mano, ragazzo! Ciao Chicco! Grande raga! Bella Pippo! Bravo! Scusate! Una volta partiti, gli equipaggi si andranno a disporre sulle varie zone, sui vari spot che secondo loro sono più produttivi, e avranno una scelta ampia, perché questo campo in realtà avrà, questo campo gara avrà una stesa di oltre 35 miglia per una larghezza prossima alle 12-15 miglia, quindi tanta strada da percorrere, tanta acqua da sondare, tanta benzina da consumare e speriamo tanti pesci dalla mare. Mi è venuto così, dai. Potevo anche scrivere una poesia. Ciao bello, grazie. Posto. Per organizzare il terzo campionato italiano spinning d'altura abbiamo avuto il supporto di moltissimi sponsor, nonché il club Amici del Mare, che ci ha letteralmente affiancato, Diego, vero? Grazie alla collaborazione con Michele siamo riusciti infatti, oltre che avere, come dicevamo, questo importante appoggio logistico, anche la collaborazione di tanti sponsor, tanti nuovi sponsor che non conoscevamo. Abbiamo avuto dei contatti con il comune, abbiamo avuto dei contatti con i vari assessori, sindaci e quant'altro che verranno e saranno presenti alla premiazione. Quindi insomma è stata una unione di tante forze, del nostro abbiamo messo sponsor e amicizie e conoscenze nel mondo della pesca. Il club Amici del Mare ha messo tutto il resto. L'unione fra queste due realtà ha portato a concludere questa manifestazione sicuramente nel migliore dei modi. Allora, Andrea Diettallevi, angler, canna numero 3,
Imbarcazione numero 26. Orario 9.13. Slamato. Angler Andrea Diottalevi. Okay. Canna numero 1, giusto? Canna numero 1. Numero 1. Guarda, 26. Sì, 26. Sì. Ok, Angler e numero di canna. Ale, rilasciamo. Ehi. Si è rilasciato. Andrea Diottalevi, canna numero? 1. 1, perfetto. Imbarcazione 26. 37003. Mi fermo? Andre, mi fermo? Andre, fermo. Non apro la bocca, vai indietro, pesce bogato! Grazie ragazzi! Bravo! Pesce bogato! Rilascio dell'ultimo pesce! Della vittoria! Per essere sicuri! Della vittoria! Non è che speriamo poi se qualcuno che ne ha fatto più di noi, no? Spero di no, per me è comunque una vittoria. Ma raga, sto andando il pesce, eh? Vai! Rilascio! Vai! Vai! Ringraziamo tutti gli sponsor che hanno partecipato a questa manifestazione, ringrazio le autorità, ringrazio il Marina Dorica, ringrazio i ragazzi di Hotspot, ringrazio Cassiopea presente qui con me e colgo l'occasione per invitare tutti quelli che ci stanno guardando ad avvicinarsi a questo splendido sport, a questa splendida tecnica. E perché no, l'invito è rivolto anche a partecipare a competizioni come questa che stanno diventando sempre più importanti e sempre più ricche di agonisti appassionati. Classificato il comandante Marcello Monaco, terzo classificato Circolo Nautico Bellaria Andrea Marina, comandante Garavini Dennis, skipper Garavini Dennis, comandante Fanesi Lorenzo, angler Ferruccio Filippo e commissario Tentoni Enea. La targa del terzo classificato e il quadro. L'equipaggio secondo classificato, comandante, capo equipaggio, Lacchini Marco, angler Fagioli Atos, Torresi Simone commissario, skipper Giovanni Nino Cristiani. Bravi ragazzi. Complimenti. E chiamiamo l'equipaggio primo classificato. Allora, Circolo Nautico Bellaria Igea Marina, comandante Diottalevi Andrea, angler Mancinelli Marco, commissario Angeli Riccardo, skipper Marin Sandu.
complimenti ragazzi, dopo tornate tutti a Bellaria e non tornate più perché sennò ci sbancate. Bravissimi, bravissimi, prego Mirko, prego. Ma ringraziamo l'organizzazione eccezionale, grande Diego, hai fatto un ottimo lavoro. Che dire, grazie ancora a tutti, agli amici del mare, a tutti i mondi. E noi ce l'abbiamo messo tutta.